Ciao Vogue, sono Elodie e questo è il mio 7 Days 7 Looks. Lunedì. Comodità, veniamo dalla domenica, quindi è giusto portarcela un po' nel lunedì, anche perché è l'inizio della settimana ed è impegnativa. Mi piace l'idea di stare comoda, colorata, divertente, giusto per dare la giusta carica alla settimana e per sentirmi anche un po' teenager. Mi piace il rosa, mi fa sentire simpatica, perché insomma serve, non sempre mi sento simpatica, quindi ho bisogno del giusto sprint per iniziare bene la settimana. Questo look credo sia uno dei miei preferiti, perché amo intanto usare le sneakers, le metterei sotto qualsiasi cosa in realtà, anche sotto gli abiti eleganti, cioè ti dà grinta e comodità. E questo è il look che userei per andare in studio o anche a fare un pranzo con un'amica o anche per andare in farmacia, che è uno dei miei posti preferiti. Entro in farmacia e già mi sento meglio. Martedì, dobbiamo riprenderci dal lunedì, quindi date o appuntamento di lavoro. La mia stylist dice che con questo look sicuramente chiuderai un contratto e dice anche che il blu e il nero sono pazzeschi e che sono molto bella in Prada. Vabbè, ci credo. Borsa apparentemente piccola, ma entra tutto quello che serve, ovviamente tutto il necessario. E un tocco di luce, perché no? Per quanto riguarda il date, il look è giusto perché se si scoprono le gambe, ovviamente il décolleté deve essere coperto. Tacco comodo, nel caso dovessimo scappare, giustamente ci serve una scarpa molto comoda. Questo è il look giusto per i giorni in cui abbiamo bisogno di sentirci forti, decise, fiere anche. Quindi blazer over, ma con un tocco di femminilità, con il pantamini. Con questo look il contratto è chiuso. Finalmente mercoledì e possiamo prenderci cura di noi stessi. Potevamo farlo anche prima, però è giusto. Decidiamo il mercoledì, mi piace come giornata. Ho scelto un look adatto ad ogni tipo di sport, comodo ovviamente. In questo momento della mia vita sto facendo yoga. Credo che sia finalmente la disciplina più adatta a me, perché mi permette di prendermi cura di me, quindi del mio corpo, di sentirlo vivo, ma allo stesso tempo di riuscire a liberare la mente, far fluire bene i pensieri. Quindi per chi avesse la curiosità, dovreste provare. C'è una specie di spot. È uno spot! Sempre in caciara, non troverai mai niente di specifico da me, solo caciara. Questo è il look perfetto, veloce, metti una scarpa per sentirti comunque bella, ginnica, e con la scusa, magari mentre ti fai una passeggiata per fare la spesa, magari ci ripensi e decidi no, io voglio correre, e corri, 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 poi magari al ritorno, dopo che ti sei sfogato, che hai fatto una bella sudata e che magari hai riordinato un po' di pensieri, allora a quel punto fai anche la spesa, perché sei giustissima, non giusta, puoi tornare a casa soddisfatta. Giovedì si parte, che sia per piacere, per lavoro, credo sia giusto, e mi dispiace sottolineare sempre le stesse cose, ma la comodità dovrebbe essere la prima cosa e la moda è anche comoda. Questo look mi piace tantissimo, soprattutto per il colore, mi piace il nude, il colore della sabbia e della terra, che poi è il mio elemento, essendo del segno del toro, vabbè non ce ne frega niente, ma l'ho detto. Come calzatura ho scelto lo zoccolo, che è pratico, comodo e fresco. Doppia borsa per fare un viaggio ovviamente breve. Nella piccola le cose più comode, che sono i documenti, il telefono, le chiavi di casa, non so, altre cosine, le caramelle, non so, queste cose così veloci. Nella borsa più grande, oltre ai vestiti, l'intimo, il libro, l'agenda, il computer. E poi vai, corri veloce, tanto non fa niente, se ti sei dimenticata qualcosa tornerai a casa molto presto. L'ultimo tocco è questo, aiuto. Il cappello, dobbiamo immaginarlo senza coda ovviamente, perché è un pezzo di testa in più, però. Quindi anche se sei spettinata, non hai fatto in tempo, perché comunque siamo sempre tutti in ritardo, cioè almeno io. Quindi se siete in ritardo, mettete un bel cappello e andate. Quando ho 2-3 giorni mi piace andare in posti vicino casa, in realtà sono un po' pigra. In campagna o una piccola spa, mi prendo cura di me, mi faccio un giro in bicicletta. Insomma, cerco di stare in mezzo alla natura. Mi piace molto viaggiare con gli amici e l'ultimo viaggio però l'ho fatto con mia sorella. Ed era la prima volta che viaggiavamo insieme in realtà e ho scoperto che è un'ottima compagna di viaggio. Mi sono divertita tantissimo con lei e allo stesso tempo sono riuscita comunque a rilassarmi
e abbiamo rispettato i nostri spazi e i nostri tempi. È un'esperienza che rifarei sicuramente. Siamo quasi al weekend, ma prima c'è il venerdì. Ho scelto un vestito stretch color caffè, scarpa arancia vitaminica, ma non mischiate mai il caffè con la spremuta d'arancia perché fa acidità. Borsetta Hermès per l'essenziale. Questo vestito l'ho scelto perché mi fa sentire bella. Mi piace sentirmi bella, mi piace quando ho voglia anche di fare dei sorrisi ai passanti, alle persone che incontro. Mi fa sentire molto a mio agio, in realtà. E questo, io mi sento così. Tra l'altro il vestito è di Andrea Damo, un bravissimo designer e un grandissimo amico. È sempre bello poter vedere la realizzazione delle sue creazioni. Quando lo indosso è come se già conoscessi l'abito. È una bella sensazione. Mi piace sentirmi donna, mi piace sentirmi sexy, mi piace essere guardata. Sono un'egocentrica, faccio il lavoro che faccio anche per questo. E mi piace essere tante donne e i look ti danno la possibilità di essere tutte le donne che vuoi. Questa è una tipologia di donna che mi piace perché è sexy, mi piace sentirmi sexy. E ovviamente non sentendomi tutti i giorni ho bisogno del look giusto e questo è perfetto. Finalmente sabato, il mio giorno preferito, infatti ho scelto il look da lavoro. La cosa che mi rende più felice al mondo, il mio lavoro, io amo il mio lavoro. Questo look è Versace, è il mio brand, diciamo, è il primo brand che mi ha vestita a Sanremo 2020, quindi sono particolarmente legata. È il brand che ho sempre sognato nella mia vita perché rende la donna forte, spigolosa e io mi sento un po' così, quindi mi ha aiutata a fare meglio il lavoro di cantante, di sentirmi più cantante per assurdo, perché poi spesso il look ti dà la possibilità di mettere tutto in linea, se hai il vestito giusto ti senti sorretta, ti senti non sola sul palco. Negli ultimi anni ho imparato a essere me stessa anche sul palco e a non giudicarmi e apprezzarmi per quello che sono anche con una telecamera puntata, perché poi è sempre difficile rivedersi ed essere clementi. Fare del mio sogno il mio lavoro credo sia il regalo più bello che mi sono fatta. Ovviamente quando ho finito di cantare prendo la mia borsa e me ne vado. Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana, domenica. Ho scelto un look classico, se vogliamo dire, sicuramente un completo, gessato, con blazer over. Mi piacciono tantissimo i completi, mi fanno sentire donna. Donna in carriera, infatti questi li uso molto spesso per fare le interviste, che sicuramente aiutano a darti un po' di serietà, di professionalità. Mi piace molto l'idea di sdrammatizzarlo con una borsettina in raso e con una scarpa con il piercing per renderla più rock. Comunque con il completo sicuramente non potrete mai sbagliare, è sempre un'ottima scelta. Sono una donna molto spontanea, mi piace molto giocare e certe volte forse gioco anche troppo, quindi questo vestito mi ricorda che posso essere una bambina nei panni di un'adulta. Questi sono i look della mia settimana. Ciao Coco!